Dedica 2 minuti del tuo tempo per ascoltare qualcosa che veramente lascerà il segno. E facciamo un patto: se ti emoziona almeno un po' ciò che sentirai, allora ti chiedo di condividere questo video nelle tue storie. Il paradosso del nostro tempo storico è che abbiamo edifici più alti, ma temperamenti più corti. Autostrade più ampie, ma punti di vista più ristretti. Spendiamo di più, ma abbiamo meno. Compriamo di più, ma godiamo di meno. Abbiamo case più grandi e famiglie più piccole. Più comodità, ma meno tempo. Abbiamo più lauree, ma meno senso. Più conoscenza, ma meno giudizio. Più esperti, ma più problemi. Più medicine, ma meno benessere. Beviamo troppo, fumiamo troppo, spendiamo in modo sconsiderato, ridiamo troppo poco, guidiamo troppo velocemente e ci arrabbiamo troppo, stiamo svegli fino a tardi, ci alziamo troppo stanchi, leggiamo troppo poco, guardiamo troppo la TV e preghiamo troppo raramente. Abbiamo moltiplicato i nostri beni, ma ridotto i nostri valori. Parliamo troppo, amiamo troppo raramente. E odiamo troppo spesso. Abbiamo imparato a guadagnarci da vivere, ma non a vivere. Abbiamo aggiunto anni alla vita e non vita agli anni. Siamo andati e tornati dalla luna, ma abbiamo difficoltà ad attraversare la strada per incontrare un nuovo vicino. Abbiamo conquistato lo spazio esterno, ma non quello interno. Abbiamo fatto cose più grandi, ma non cose migliori. Abbiamo ripulito l'aria ma inquinato l'anima. Abbiamo conquistato l'atomo ma non i nostri pregiudizi. Scriviamo di più ma impariamo di meno. Pianifichiamo di più ma realizziamo di meno. Abbiamo imparato a correre ma non ad aspettare. Costruiamo più computer per contenere più informazioni, per produrre più copie che mai, ma comunichiamo sempre meno. Questi sono i tempi dei cibi veloci e della digestione lenta, degli uomini grandi e del carattere piccolo, dei profitti elevati e delle relazioni superficiali. Sono i giorni dei due redditi, ma dei divorzi sempre più frequenti, delle case più belle, ma delle famiglie distrutte. Sono giorni di viaggi veloci, pannolini usa e getta, moralità da buttare, avventure di una notte. Corpi in sovrappeso e pillole che fanno di tutto. Dal rallegrare al calmare, all'uccidere. È un'epoca in cui c'è molto in vetrina e niente in magazzino. Un tempo in cui la tecnologia può portarvi questo video e un tempo in cui potete scegliere se condividere questo video o semplicemente ignorarlo. Ricordatevi di passare un po' di tempo con i vostri cari, perché non ci saranno per sempre. Ricordatevi di dire una parola gentile a chi vi guarda con stupore, perché quella piccola persona presto crescerà e si allontanerà da voi. Ricordatevi di abbracciare calorosamente chi vi sta accanto, perché è l'unico tesoro che potete donare con il cuore e non costa un centesimo. Ricordatevi di dire ti amo al vostro partner e ai vostri cari, ma soprattutto di dirlo sul serio. Un bacio e un abbraccio riparano le ferite quando vengono dal profondo di voi stessi. Ricordatevi di tenervi per mano e di custodire il momento, perché un giorno quella persona potrebbe non esserci più. Date tempo all'amore, date tempo alla parola e date il tempo di condividere i preziosi pensieri che avete in mente. Abbiamo fatto un patto all'inizio. Ti chiedo di rispettarlo se ciò che hai sentito ha portato emozione nel tuo cuore.